anche se ovviamente sono in diretta nel frattempo. Se mi sentite, se mi vedete, io sono già collegato. Vi auguro buona settimana, buona quarantena ovviamente, perché quello... Eccoci, Roberta Capua mi ha mandato la richiesta, quindi adesso devo visualizzare la mia prima diretta e ti devo accettare. Trasmetti in diretta con Roberta Capua. Legando, credo, Roberta Capua. E vediamo, Ciao Giorgio, buon pomeriggio. Eccoci, ciao. Ciao, buon pomeriggio. Come ce l'abbiamo fatta. Sì, ciao Matti, tutto bene? Mando un bacio. Anch'io a te. Grazie. Allora, voglio fare una diretta particolare, perché come tu ben sai adesso stanno facendo tutti o la cucina o il fitness. Sì. Quindi ho voluto fare una cosa molto carina, un gioco. Che anche vuoi per fare? Io. Ah, vai. Sei pronta? Io sono prontissima. Questa è una girandola, come l'avrei vista nelle storie. Sì. Quando io la faccio girare, si fermerà su un colore, io vado poi a prendere una busta che ho qua. Ok. Buste, ok? Come nel il colore della girandola. E poi dentro ci sarà un qualcosa. Speriamo, okay. Bene, mi devo preoccupare? No, no, stai tranquilla. Okay. Ci dobbiamo far divertire. Già il periodo è di merda. Ecco. Va bene, non ne parliamo. Quindi facciamo una cosa carina. Vai. Sei pronta? Vai. Se ci fosse il pubblico farebbe blu. Sul blu, vai col blu. Perché io so che cosa, ma li ho messi a caso, quindi non so anche io, una sorpresa. So che cosa ho fatto, ovviamente. Si allora, spera che tu lo sappia. Obbligo. Quindi? La parola obbligo. Ah. Non ti faccio fare lo spogliarello, ma ti faccio cantare. Cantare? Che devo cantare, quello che mi pare a me è una quello cosa che vuoi. Allora che ti canto. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. Basta. Va bene, dai, basta. Basta. Sono stonata, tremenda, però dai. Però dai, ci provo. Una delle mie canzoni preferite. Anche Giovanotti ti piace, vero? Sì, molto. Però quello è ancora più difficile da cantare, per carità, no. Vai, vabbè. Gira. Però, si è fermata sul viola. Sul viola. Avevo una busta che non ho trovata viola. Ecco, sono cadute. L'ho trovata lilla. Ah, vabbè, è lo stesso, dai. E vediamo cosa c'è. Cosa c'è? Ah, la tua grande paura. Ah. La mia grande paura, dunque, io non ho paura delle malattie in generale, quindi anche questo coronavirus mi fa paura fino a un certo punto. Quello che mi spaventa molto è la malattia mentale, cioè perdere la cognizione di quello che sono, di chi sono, l'idea di... Alzheimer, no? Esatto, sì, quelle cose lì proprio mi sconvolgono. L'idea di essere in salute fisicamente, ma di non essere presente lucida a me stessa, lucida, di non riconoscere i miei affetti, di non sapere più chi sono, di non avere più memoria di chi sono, della mia vita, questa è la cosa che mi fa più paura, forse per esperienze personali che non sto qui a raccontare, ma ecco la cosa che mi fa più paura in assoluto. Sì, anche a me, in effetti è vero. Vabbè, speriamo di trovarsi male. Parliamo di cose belle. Non ho capito. Parliamo di cose belle, divertenti. Ah, brava. Andiamo avanti. Sull'arancione. Giallo, arancione. Arancione, sì. Allora, vediamo un po'. Sai che è molto carino questo gioco che ti sei inventato? Mi piace molto. Idee non mi mancano, Mi piace molto. Ce l'ho, manca. Una cosa che hai e una cosa che ti manca. Allora, una cosa che ho in quantità? No, anche ho una cosa che hai fatto del lavoro, una cosa che ti manca, una cosa che ti piacerebbe, sia a livello materiale ma anche a livello... Ok, in generale, in generale. Una cosa che ho...
Sai che è difficile, cioè lo manca. Infatti non ho detto niente a nessuno, che le domande non, è, non siamo preparati, eh. No, diretta. Decisamente no. Mi manca una cosa che mi piacerebbe fare, diciamo un sogno che mi manca, sì, che mi piacerebbe fare. Adesso condurre a Remo. No, chi se ne frega, no, un viaggio intorno al mondo, prendermi un sacco di tempo e con la mia famiglia fare un viaggio intorno al mondo, una cosa che mi piacerebbe molto. Chissà, magari. E invece una cosa, cielo manca, cielo... Ma tante cose, cielo, dai, sono una persona fortunata, tante cose che volevo fare nella vita le ho fatte, tante cose che volevo avere nella vita le ho avute, ho combattuto anche io le mie battaglie come tutti, ho avuto anche io le mie difficoltà come tutti, però dai, non mi posso lamentare, cielo, tante cose. Meno male, brava, sono contento. Andiamo avanti, prossima, abbiamo fatto il blu, il viola e l'arancione, vediamo dove si ferma. Sul verde direi, sì, che non l'abbiamo ancora fatto. Vediamo. Ah, la tua grande pazzia che hai fatto? Ah, beh, Giorgio ha detto una cosa bellissima, che hai l'amore del pubblico, è vero, confermo, hai l'amore del pubblico. Grazie. Allora, io non sono una persona da grandi pazzie, ti devo dire la verità, io sono una persona che sta molto con i piedi per terra, molto razionale, forse anche troppo, molto quadrata, non mi piacciono molto le romanticherie, le smancerie, quelle cose così, sono molto razionale. Quindi grosse pazzie nella vita, non lo so, questa te la posso dire alla fine, ci devo pensare. Va bene, dai, la teniamo da parte. Mi viene in mente. Ne mancano ancora tre, eh? Poi dopo che alla fine della ruota di questa giratura magica, rispondiamo anche le domande di fa. Andiamo dal prossimo. L'arancione l'abbiamo già fatto, il giallo non l'abbiamo fatto. E vediamo che cosa c'è. Ci chiedono di parlare un po' di televisione, dopo parliamo un po' di televisione. Vai col giallo. Momento imbarazzante. Momento imbarazzante. Ho fatto una volta una gaffe pazzesca al tappeto volante. C'era ospite Natalia Estrada. Ok. Sparita. Ed aveva fatto, sì, ha deciso di non fare più TV, fa vita, credo che lavori con i cavalli, lei è un'appassionata di equitazione di cavalli, e veniva a presentare il film Il Ciclone, lei aveva fatto Il Ciclone con Pieraccioni, e io presentandola dissi, sbagliando, mi feci una gaffe, dissi il primo e ultimo film di Natalia Estrada, ma non intendevo dire ultimo nel senso che non avrebbe fatti altri, intendevo dire il primo, ma è l'ultimo in senso temporale, però sì, no, chiaramente detta così non si capisce, e quindi Rispoli mi disse ma come, ma cosa dici, così insomma mi mise un po' in imbarazzo, e lei era lì, insomma una bella figuraccia, ecco. Vabbè, c'era però... anche Tosca, no, vero, se non ricordo male, sì nel film, sì. Sì, perfetto, andiamo avanti, ne mancano ancora due, poi devi recuperare il verde, eh? Sì. No, rosso, che l'abbiamo già fatta. Verde di nuovo l'abbiamo già fatta. Senti, mi rimane. Ora, no, rosso non l'avevamo già fatto. Vai con rosso. Allora. Imitazione. Riusciresti a imitare qualcuno dello spettacolo? Robertina, che belle parole. Vieni che facciamo una bella puntata di tappeto volante, Robertina. Dai, ma mi fai fare delle robe, ma che è? Ho un pelo di gatto, di miei gatto. Gatti. Come, ecco. Quanti gatti hai? Due? Due gatti bellissimi, che però non ci sono qua in giro, se no te li facevo vedere. Questo dopo se arrivano te li faccio vedere. Qui sono le foto, però sono molto belli, veramente. Belli, con gli occhi azzurri, dolci, bellissimi. Carini. Allora, rimane solo il fucsia, quindi non faccio neanche girare, se no... No, se no stiamo parlando. Sì. Allora, verità, ti devi togliere un sassolino dalla scarpa.
che non sei riuscita mai a dirlo? Sì. Sono andata non moltissimo tempo fa ospite in un programma per parlare di, per commemorare una persona che era mancata. Non voglio entrare nei dettagli perché non voglio fare polemica, però sono andata ospite per questo talk, insomma era una situazione particolare, no? E la persona che mi ospitava, quando sono arrivata in studio, così non mi ha proprio neanche salutata. Io mi sono seduta sulla mia poltrona, così mi sono avvicinata e lei proprio con le mani mi ha fatto così, ha detto adesso non è il momento, ma non eravamo in onda, cioè era un nero pubblicitario, fuori onda. Cioè faccio la TV da 30 anni, non è che mi devi insegnare, so benissimo quello che posso fare e quello che non posso fare, mi ha proprio allontanata, non mi ha salutata, non mi ha così, da allora ho deciso che non ci vado mai più. Pazzia. Guarda, una pazzia mi è venuta in mente quando facevo uno mattina, sai, noi ci alzavamo prestissimo, un anno, il primo anno, il secondo, non mi ricordo, comunque alla fine della produzione con tutti i tecnici, con te abbiamo fatto una festa di fine produzione, il giorno dopo però andavamo in onda con l'ultima puntata, non abbiamo dormito tutta la notte, abbiamo fatto proprio la lunga. Io sono andata in onda la mattina dopo senza avere dormito. Con le occhiaie. Con le occhiaie, non capivo niente, così i tecnici anche loro tutti mezzi addormentati e a un certo punto abbiamo fatto un talk, mi ricordo c'era un divano azzurro, un divano di pelle azzurro e dietro il divano c'era uno dei tecnici che dormiva. Con il rischio che se si fosse svegliato e alzato in quel momento, io stavo intervistando una persona sul divano, si sarebbe visto. Questa è una cosa che non mi dimenticherò mai, che poi abbiamo riso per degli anni su questa cosa. Ma l'appunto era di mattina, no? Era di mattina, sì, ho capito, però cioè, non si può. Ti immagini uno che dorme dietro nella scenografia mentre stai andando in onda, in diretta? Su Rai 1 poi. Su Rai 1? Cioè avremmo avuto sicuramente un richiamo dalla direzione. Cioè, non è che puoi fare una cosa così. Però ci siamo divertiti molto, c'era una bellissima atmosfera, ci siamo divertiti un sacco. Veramente sono stati 2 anni di esperienza lavorativa bella, bella, bella. Sì. A proposito, vogliamo parlare di televisione? Sì. Di che cosa vogliamo parlare? Un programma che ti è rimasto nel cuore. Guarda, una mattina dal punto di vista umano, in termini proprio di rapporti umani con la troupe, con la gente con cui ha lavorato, è uno dei programmi che mi è piaciuto di più, perché comunque si crea una sorta di familiarità, di fratellanza, anche con questo sforzo che si fa di alzarsi alle 4 di notte tutti i giorni. Come divertimento, come nei contenuti del programma, mi sono divertita un sacco a Sei un mito, che c'erano questi ragazzi che si travestivano, che cantavano, era proprio il varietà. Di tale quale show. Esatto, esatto, però noi l'abbiamo fatto molti anni prima ed era con i, non con i VIP, ma con le persone comuni. Molto divertente, molto allegro, un successo strepitoso, il sabato sera di Canale 5 d'estate, facevamo tipo il 30% di share, una roba folle. E mi sono divertita un sacco, anche quello è stato molto 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 divertente, però poi devo dire che in ogni esperienza ho trovato delle cose belle, delle cose divertenti, perché magari poi da ogni esperienza hai imparato sì, qualcosa. Sì, poi diciamoci la verità, è un lavoro tra virgolette, per modo di dire, cioè è una cosa comunque divertente, se fai delle cose che ti piacciono, insomma, non è come andare bravo, ti diverti anche, esatto, incontri tanta gente, ti diverti, siamo dei privilegiati, ecco. Comunque Sei un mito, no? Anche io un programma che ho veramente nel cuore, che ho seguito, me lo ricordo bene, ogni sabato poi sera ero incollato alla televisione, l'hanno replicato poi l'anno dopo l'hanno replicato ed è andato benissimo ancora anche con le repliche. Poi dopo hanno deciso di rifarlo e non mi hanno più chiamata, l'ha fatto Lorella con un altro titolo, però era la stessa cosa. Sì. Neanche su Mediaset Extra si può vedere, eh? Peccato. No? No, ma è una roba troppo vecchia, era nel 2006.
2005, poi replicato nel 2006. Sì. E nel 2008 credo con Lorella Cuccarini, se non ricordo male. Adesso non lo so, però mi ricordo che... Vabbè, ma io avevo appena partorito mio figlio, quindi comunque avrei... Insomma... Non l'avresti... No, ok. No. Perché poi l'ultimo programma tuo su Mediaset è stato la seconda volta. Sì, che era 1-0, una puntata di prova che avevamo fatto. Mi chiedono se sono a Roma. No, io vivo a Bologna. Fruga 79, no, io vivo a Bologna. Sì, ero incinta di 8 mesi, stavo quasi per partorire, hanno voluto fare questa prova, questo test, non è andato neanche male, ma poi dopo non se ne è fatto più niente. Luca ci chiede se ti piacerebbe fare un programma quotidiano. No, adesso no, in questo momento della mia vita no. Da tappeto volante a 1 mattina... No, adesso no. Anche perché adesso attualmente stai andando in onda con la 7, ora no, il programma è stato un attimo... Sì, beh, sospeso per tutto queste cose che è successo. Una volta alla settimana, la domenica mattina, con questo ingrediente perfetto che ha avuto un grande successo, è piaciuto molto, forse per il fatto che oltre a cucinare facciamo anche un po' di informazione, spieghiamo anche un po' di cose sull'alimentazione, sulla nutrizione. E speriamo di riprendere prima possibile. Giorgio ci chiede se ti piacerebbe condurre un reality. Sì, anche se penso che i reality siano un po' stanchi. Non è che sì, però la conduzione non mi piacerebbe partecipare, non parteciperei mai a un Grande Fratello VIP o un'Isola dei Famosi, non lo sentirei proprio. Sei bloccato? Siamo in diretta? Non mi sento più. Ecco. Anch'io, ok, adesso ti sento, perfetto, sì. Bloccato. È un problemino tecnico, il bello della diretta. Dico, sì. Se ti propongono la pupa e il secchione? Come conduzione? Conduzione, sì. Ma sì, mi divertirebbe, l'ho trovato divertente, ecco, quello l'ho seguito, mi è piaciuto, era un po' così, un po' diverso... Anche se comunque c'è questi un po' degli stereotipi, secondo me, un po' sorpassati, qualche volta secondo me non proprio genuino al 100%. Sì, in effetti è vero. La Giada invece ti chiede se ti piacerebbe condurre un programma radiofonico. Ah sì, la radio mi piace un sacco, la radio la trovo divertentissima, mi piacerebbe molto, 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 sì. E c'è un tipo di affezione anche con il pubblico, credo, un po' diverso dalla TV. È vero, è più diverso, perché è più intimo forse la radio, vero? Sì, sì, mi piace, sì. Mi piacerebbe molto. Sì. Invece Matteo Mercenaro, mio compagno delle medie, chiede... Che dice Matteo? A parte che ti saluta anche Rudy Smaila, perché io glielo... Grazie, ciao Rudy. Spero di averlo presto ospite in questa diretta Instagram. Matteo Mercenaro mi chiede: usciresti mai con lui? Beh, ti rispondo, secondo me sì. Una volta noi ci siamo incrociati a Bologna, sì, ed è stato un bel incontro, no? Ma sì, siamo amici, ci conosciamo da tanto tempo, Mattia mi segue da un sacco di tempo, è un ragazzo così carino, sempre gentile, educato, discreto, quindi perché no? Bene, avete altre domande? Ok, cos'è che ci chiedono? Sono la domenica io leggo, la domenica la farebbero, sì, perché no, anche se è un po' cambiato il modo di fare TV, la domenica è un po' finito quel tempo delle buone domeniche, della domenica in, anche la domenica in di Mara, è un bel programma, lei ha un sacco di ospiti, però è un po'... Ha fatto un po' il suo tempo, vero? Sì, secondo me sì, bisognerebbe proprio cambiare tutto. Invece Giorgio chiede se ti fermano per strada, in che rapporto sei con i fan? Sì, mi fermano, Bologna è una città molto calda, di persone molto carine che mi hanno accolto bene, però naturalmente io non è che sono uno di quei personaggi che muove le folle, però mi capita che mi fermino, che mi dicano cose carine, in generale la gente con me è abbastanza gentile, anche sui social non ho dei grossi haters, questo mi fa piacere. E Dario chiede se ti piacerebbe recitare per qualche fiction o film. No, non so recitare.
ho fatto tanto tempo fa qualche comparsata dentro a casa Bianello con Sandra e Raimondo, ma erano proprio delle cose minuscole, non so riciclare. Così fan tutte, eh? E anche così, così fan tutte. Ho partecipato qui a Bologna a un film, ho fatto una parte di un secondo, ma io non so recitare, non mi sentirei a mio agio. Qualcuno ci chiede se non lavori alla 7, no, perché appunto abbiamo detto che il programma adesso è stato sospeso, anche per esempio Avanti un altro, devo andare in onda domani. Hai visto? Io dovrebbe andare in onda Guess My Age questa settimana, la mia puntata, ma non so più niente, boh. Vediamo. Mi chiedono se sono la Miss Italia più alta degli ultimi 30 anni. No, Cristina Chiabotto, per esempio, è più alta sicuramente, e forse anche qualcun altro, ma Cristina sicuramente è più alta di me. Te quanto sei alto, Roberto? 1,80 m. Infatti quando ci siamo visti, io non è che sono proprio alto. Vabbè, ma per colpa sono io che sono fuori scala. Dario, per Sanremo l'abbiamo già detto, di Sanremo, non è il tuo sogno, mi sembra. Ti piacerebbe presentare? No, ma poi che, dai, cioè Sanremo lo fanno i grandi nomi. Sanremo non è il tuo sogno, mi sembra. Ti piacerebbe presentare? No, ma poi che, dai, cioè Sanremo lo fanno i grandi nomi. Ma cosa vado a fare a Sanremo? Poi ho visto un'altra domanda. Ah, ti senti più legato a Rai o Mediaset? No, tutte e due. Ho lavorato sia per la Rai che per Mediaset. Certo, a Mediaset ho fatto un programma come Buona Domenica, che era un programma di grandissima popolarità, di grandissimi ascolti, quindi, ma io mi sento a casa in entrambe le situazioni, conosco tanta gente, quando mi capita di tornare che vado a fare le ospitate così, incontro sempre con molto piacere e ricevo sempre tanto affetto sia dalle persone della Rai che da quelle di Mediaset, quindi non mi sento di privilegiare né l'una né l'altra. In questo momento sono la 7, casa mia è la 7. È vero, ti vediamo e poi adesso stai andando in onda anche sul tuo Instagram al giovedì alle ore 19. Sì, esatto, il giovedì alle 19 con Gianluca facciamo una sorta di aspettando l'ingrediente perfetto, cerchiamo un po' di replicare quello che facciamo nel programma, e il sabato mattina a mezzogiorno invece con Brice Martinet facciamo anche una parte di fitness. Piace molto, adesso stiamo tutti in casa, ci piace dimostrare ai nostri cari un po' d'amore cucinando, ma vogliamo rimanere in forma senza ingrassare troppo in questa quarantena, quindi cerchiamo di fare quello che possiamo. Vediamo se ci sono altre domande, cara Roberta. Allora, no, direi di no. Ah, ideale per mattino 5 al posto della Panicucci. Ah, come è cominciata la conduzione con Costanzo? Ci chiedono. La collaborazione con Costanzo, ma ho ricevuto semplicemente una telefonata da Mediaset che mi diceva che Costanzo mi voleva incontrare per una riunione, ci siamo incontrati, lui era all'Argentario, abbiamo fatto una breve anche riunione nel suo studio che c'ha lì nella sua casa dell'Argentario. E ti posso raccontare un aneddoto, uscendo dal suo studio lui aveva un libro appoggiato su un tavolino e io gli ho detto Middlesex, e io gli ho detto ah Middlesex, bello, l'hai letto, e lui mi ha detto ma perché tu leggi anche? Ma ho detto sì, è una cosa che mi piace fare, benissimo, allora farai Buona Domenica insieme a me. E poi ho scoperto, in realtà qualcuno mi ha detto che anche Maria aveva piacere, insomma, che io lavorassi con Maurizio, che anche lei era stata, insomma, diciamo così, determinante nella scelta. C'è anche mia cugina Alessandra. Ciao Ale, dopo ti chiamo. Oh. Giorgio ci chiede ancora, ciao Alessandra, cosa vedi in televisione e cosa non ti piace? Ah, guardo un po' di tutto. Ultimamente in questa quarantena mi sono attaccata a Netflix, in due giorni ho guardato la quarta serie della Casa di Carta, adesso sto guardando Toy Boy, perché sono un po' stanca di tutta questa informazione ansiogena che mi mette, mi fa venire l'angoscia, quindi ascolto il minimo indispensabile. Anch'io, e poi mi do bisogno di svagarmi e cose così, cose leggere. Sì, anche perché credo che con i film o le fiction, io per esempio sto riguardando un sacco di fiction su Mediaset degli anni passati, ti distrai un po'. Eh sì, dai, cioè, non se ne può problema. Più, sinceramente di tutte queste brutte notizie io ne ho un po' le tasche piene, sì. La situazione è già pesante di per sé, ho bisogno di svagarmi un attimo. Vediamo se ci sono altre domande, Roberta, quali sono
I miei posti preferiti a Bologna. Io vivo in centro, cammino molto a piedi. Se passeggi per il centro è facile che mi incontri. Faccio la spesa al mercato delle erbe, insomma, un po' la mia zona è quella lì. Va bene. Grazie Matti, mi ha fatto tanto piacere. Speriamo di vederci presto. Davvero. Ti mando un bacio grande, un bacio a tutti i tuoi amici e a tutti quelli che ci hanno seguito, anche io, tanto. Ciao Matti, grazie a tutti. Ciao, e alla prossima. Ciao. Ora rimanete con noi collegati, vediamo, ti devo disconnettere io? Io faccio. Ah, ok, perfetto. E rimanete.